Un cordiale saluto a tutte le persone che ti stanno seguendo. Sono Don Alessio Maroga, direttore del settimanale diocesano L'Azione, e mi trovo oggi nel santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza con padre Claudio Bratti, postulatore della causa di beatificazione di padre Cosma Spessotto, un sacerdote, un frate francescano, originario di Mansouët, morto nel 1980 in Salvador. Tra poco anche capiremo le motivazioni che hanno portato alla sua morte. Padre Claudio, innanzitutto grazie di essere qui con noi oggi. Può dirci in breve quali sono i tratti caratteristici della figura di padre Cosma? La vocazione missionaria del padre Cosma è nata quando era studente francescano chierico. La sua idea era quella di andare in Cina, però è stato tutto bloccato per via dell'attività di Mao Zedong, lo sappiamo, no? Quindi una volta ordinato sacerdote, lui ha dovuto ritirarsi nel convento di Vittorio Veneto, dove l'obbedienza l'aveva mandato. E lì è arrivato a sentire della richiesta dei vescovi della Conferenza Episcopale del Salvador e di Guatemala che chiedevano sacerdoti che andassero in aiuto alla scarsità di clero locale. E padre Cosma non ha aspettato due volte, ha dato subito la sua risposta, la sua disponibilità. Siamo nell'anno 1950. La figura di padre Cosme si è, direi, sviluppata in quei due luoghi. Prima di tutto, anche se soltanto per pochi anni, a San Pedro Nonualco, ma dopo soprattutto a San Juan Nonualco, due parrocchie vicine, una in montagna e l'altra in pianura, si è sviluppato come un sacerdote semplice, sempre disponibile, senza tante arie, soprattutto questo. Ecco, e tanto così che ho dovuto io concludere alla fine che si trattava di una figura di un santo curato d'ars alla salvadoregna. E nel 1980 padre Cosma viene ucciso. Quali sono i motivi di questa morte? Molto è legato al contesto sociale in cui il Salvador ha vissuto gli anni 70 in particolare. Innanzitutto bisogna capire una situazione che si estende dal Messico fino alla Terra del Fuoco, quello che è la ex colonizzazione spagnola. Si è istituito praticamente dei grandi possidenti di terre formata dai conquistadores oppure dalle loro famiglie e poi da altri che sono arrivati dopo, che arrivavano dalla Spagna, spogliando le popolazioni locali di quelle terre. Si crearono così una piccola classe dominante, molto ricca, e una grande massa, possiamo dire, di peones oppure di braccianti. Questa situazione, che possiamo constatare dal Messico fino alla Terra del Fuoco anche al giorno d'oggi, anche se è un po', direi, attenuata, ma non è tanto, nel Salvador acquistava un tono, direi, più forte. La situazione nel Salvador era di 14 famiglie che possedevano buona parte della terra, 60-70%. Mentre il 70% della popolazione si dedicava all'agricoltura come semplici braccianti. Stando a quello che è l'economia e l'offerta di quello che è la richiesta, ecco, i braccianti erano pagati molto male, poco, mentre i grandi possidenti facevano grandi affari, soprattutto in quello che rispondeva al caffè, canna di zucchero, cotone e anche un po' la carne. Però si è trattata di una classe dirigente povera come formazione, non era professionista. È ancora adesso una classe dirigente
che pretende di essere ancora dirigente, però con una cultura da dilettanti. Per mantenere i suoi diritti, i suoi privilegi, sono ricorsi all'esercito. Un esercito formato da persone povere che vengono raccolte e con l'impegno di mantenere lo status quo. Ma piano piano l'esercito è anche lui caduto in quello che noi adesso chiamiamo la corruzione, il modo per arricchirsi, modi diversi. Totale, si è creata una situazione che non poteva essere più sostenuta. I grandi ricchi, l'esercito e la grande massa di non possidenti, oppure, se si vuole, braccianti, molto povera. Era una situazione che non poteva andare avanti e che prima o poi doveva scoppiare una rivoluzione. Per fortuna, in El Salvador, a differenza delle altre nazioni, la Chiesa Cattolica è molto rispettata. E nonostante siano arrivati all'uccisione dell'arcivescovo, nonostante questo, è un rispetto verso quello che la Chiesa ha sempre insegnato, quello è, direi, tenuto in considerazione sia da militari sia anche dalla classe dominante, insomma, no? Ecco, questa era la situazione che c'era lì di fondo, una estrema povertà e una estrema ricchezza di pochi. Nella quello che era lo spazio della parrocchia di padre Cosma Spezzotto, che era molto estesa, per carità, era quasi tutta di persone dedicate all'agricoltura e anche di braccianti. Erano poche le finche, come vengono chiamate lì, oppure aziende agricole, tra i quali c'era del cotone, della canna di zucchero, e pochissimo, ma c'era anche del caffè. Però questo qui è nel secondo momento, quando dopo viene trasferito alla parrocchia dove che ha passato quasi tutto il tempo. Perché la parrocchia di San Pietro Nonualco è stato soltanto 5 anni, poi è stato 27 anni nel San Juan Nonualco, che è il litorale accanto al mare, insomma, ecco, la parte bassa, insomma, ecco, della Repubblica, che è la parte più fertile, più ben coltivata. In quella situazione padre Cosma si è molto preoccupato davanti all'esplosione della violenza. Bisogna capire che in un paese caldo come quello del Salvador, dove la temperatura è molto alta, l'inclinazione alla violenza è facile. Non è mai stato uno stato di diritto. Mancando l'amministrazione del diritto, l'abitudine di farsi giustizia da sé, questo è comune. Si dice nell'espressione del posto, domina la ley del monte, che vuol dire la legge della foresta. In quella situazione padre Cosma aveva capito molto bene, perché lui ha sempre dimostrato di osservare bene e riuscire a capire bene la situazione in cui c'era. E soprattutto, questo lo ricordo benissimo perché io l'ho conosciuto, sono stato, direi, anche lì assieme a lui in tante riunioni che abbiamo avuto, la sua preoccupazione era di trovare una soluzione evangelica alla situazione in cui si trovavano. Quindi aveva come stabilito certi principi. Il principio primo è facile di intendere, quello che la violenza non è un principio evangelico, anzi, il Vangelo mi chiama a una lotta non violenza. Quindi bisogna trovare le vie giuridiche per poter ottenere le riforme, perché è molto vero, è verissimo, che la vita, la struttura sociale della nazione rimaneva molto ancorata a un 800-700, ancora una mentalità dei grandi signori come se fosse una monarchia.
Il secondo punto era quello di difendere i diritti di Cristo e della Chiesa. Questa era un'espressione che lui portava molto spesso, no? Per dire la Chiesa è quello che ha insegnato la Chiesa, quello che ha insegnato, insegna il Vangelo, ci ha insegnato Gesù Cristo, deve stare alla base di tutto. Un altro principio che proprio colpiva quando che lui lo diceva era: io con queste stesse mani ho battezzato i ragazzi che si trovano nell'esercito e nella guerriglia, no? Tutti due sono figli di Dio. Quindi io devo avere una posizione super partes. E questa benedetta posizione o espressione super partes la ripeteva continuamente. Ecco, questi erano i principi fondamentali a cui lui si teneva, che sono rimasti molto ben impressi nella popolazione, perché quando sono andato a raccogliere le testimonianze la gente me lo ripeteva continuamente. Questa era la posizione del padre Cosma davanti alla situazione violenta che avevamo. Tanto per dire un piccolo dettaglio, come era violenta la situazione. Ricordo bene che una volta, non lui, quello che è arrivato dopo come suo successore, il padre Candrai, ecco, ci diceva che aveva stabilito alle ore 3:30 del pomeriggio messa comunitaria del corpo presente, e cioè dei defunti, perché ogni giorno c'erano 4, 5, 6, 7 morti da seppellire e lui non poteva celebrare 4, 5, 6 messe per ognuno. Allora aveva stabilito alle 3:30 che portassero il feretro per poter celebrare, per dire quanto era, direi, forte questa escalation di violenza in quella situazione. Sì. Ci troviamo negli anni 70, tutti gli anni 70 sono anni caratterizzati da queste forti tensioni sociali un po' in tutto il Sud America e anche in Salvador. Muore nel 1980 padre Cosma, e però muoiono in quegli anni anche altri importanti riferimenti religiosi. Prima accennava l'arcivescovo Monsignor Romero, poi ci sono anche altri sacerdoti gesuiti che sono stati uccisi in questo contesto. Veniamo proprio alla morte allora di padre Cosma. Lui ha cercato di essere super partes, ma questo in qualche modo non è stato sufficiente per garantire la sua salvezza. Io ricordo molto bene, perché mi trovavo lì in quel momento, che la violenza praticamente è scoppiata in un gesto che è successo al limite della sua parrocchia e dell'altra dove che io mi trovavo. E hanno assassinato non era un proprietario di grandi estensioni, ma si vede che insomma aveva i suoi problemi. E lo avevano buttato per il ciglio della strada e gli avevano messo sopra un rotolo che diceva: se risuscita lo uccideremo di nuovo. Ecco, quello è stato come l'inizio della violenza in quella zona dove che ci trovavamo. Mentre l'inizio della violenza dall'altra parte, dove che morì il padre Rutilio Grande, è stata l'uccisione proprio preparata verso un terratenente, un proprietario, ecco, che poi ha portato come reazione uccidere anche padre Rutilio, il quale era una persona molto forte nella sua predicazione contro la violenza e contro la violenza soprattutto da parte dei ricchi. Padre Cosma questo non l'ha mai fatto. Padre Cosma ha sempre rispettato, non ha mai toccato né le autorità né i grandi proprietari. Lui si è limitato a presentare i principi fondamentali. Le motivazioni che hanno portato alla morte sia di Monsignor Romero che anche di padre Cosma, perché più o meno le motivazioni sono le stesse, sono le seguenti. Padre Cosma piano piano ha dovuto prendere le difese dei suoi cittadini. L'esercito è stato veramente barbaro. Ma non è soltanto l'esercito, anche direi l'estrema destra.
si sono organizzati, aiutati dall'esercito, si capisce, in squadroni che vengono chiamati squadroni della morte, e che seguivano delle esecuzioni notturne soprattutto, e tutto questo faceva anche perdere un po' la pazienza. Una delle accuse che si facevano alla Chiesa Cattolica, ed era anche direi un po' fondata in questo senso, che la Chiesa Cattolica, prendendo la difesa dei poveri, e in modo particolare, in modo ufficiale e in modo giusto, perché adesso qua bisogna saper distinguere, in modo ufficiale e in modo giusto, predicava e insisteva, sottolineava i principi della dottrina sociale della Chiesa. Si può benissimo dire, e questo molto vero perché l'hanno ripetuto continuamente, dopo il Concilio Vaticano II e dopo Medellin, la conferenza episcopale dell'America Latina, la Chiesa del Salvador ha saputo fare un buon passo avanti, molto ben preparato. Nonostante la conferenza episcopale non fosse molto unita, come per esempio lo era quella del Guatemala, del Salvador, nonostante quello, un lavoro pastorale per poter passare da una Chiesa, diciamo così, anche non è neanche tanto giusto, addormentata, a una Chiesa attiva nell'aspetto sociale, questo è stato molto ben fatto a El Salvador. Purtroppo, se la violenza portava alla conclusione anche da parte da un settore del clero, intendiamoci bene, non tutto il clero, purtroppo soprattutto clero locale salvadoregno, a passare alla violenza, a una militanza nei gruppi di estrema sinistra, perché consideravano che non c'era spazio per una lotta giuridica, ecco, questo ha portato con sé l'estrema destra militare e classe dominante ad accusare tutta la Chiesa, basata soltanto su questa militanza di un settore minimo, è vero, ma molto attivo. O se lei vuole, molto chiacchierone, no? Cioè che facevano molto bacano. Ecco, e dentro di questo purtroppo entrano anche molti catechisti. Si diceva, per esempio, che chi adottava di militare con i gruppi popolari, come chiamavano loro, era il miglior modo per poter imitare la vita di Cristo, che ha dato la vita per tutti. Quindi, militando in un gruppo di estrema sinistra, di gruppo popolare, come chiamavano loro, e dopo morire negli scontri con quelli del governo, era una forma di martirio a favore del popolo. E questo ha fatto, direi, andare oppure innamorare la testa di molti catechisti, che per carità bisogna capire, soffrivano molto la povertà e le ingiustizie sociali da parte di questi padroni. I salari erano minimi, chi è vissuto là, come ha fatto successo anche a me, come parroco, ad andare a visitare tutte le case di questi contadini che vivevano in case misere, ranchitos come chiamano, no? Ecco, si accorge che proprio non si può neanche, direi, del tutto dargli torto, anche se non era una soluzione giusta quella della violenza. Possiamo vedere una relazione tra questo tipo di scelta, in un certo modo estrema, e la teologia della liberazione dell'America Latina. La teologia della liberazione ha avuto il suo ruolo in tutto questo. E qui vedo che viene anche, direi, come l'accusa ai gesuiti che hanno insegnato questa teologia, soprattutto nella loro università. Ma comunque, per carità, io questo non è che lo tocchi tanto, quanto piuttosto la spinta che hanno fatto i gruppi i gruppi, chiamiamolo così, no? I gruppi popolari,
ecco, che arrivavano in ogni paese, incluso anche il paese di Padre Cosma, spesso a cercare di convincere i giovani, soprattutto i catechisti, i militari, di andare nelle montagne a combattere contro il governo istituito o lo Stato istituito, lo status quo. E qui dove si è trovato Padre Cosma? Lui ha sempre lavorato con i giovani e casa sua è sempre stata, questo lo ricordo benissimo, una specie di oratorio. No? Lì c'erano un sacco di giovanotti che giocavano, diciamo che silenzio in quel convento non c'è mai stato. No? Aveva anche dei ragazzi che lui aveva raccolto e che li faceva dormire lì a casa, alcuni dei quali li ha anche aiutato a studiare e hanno fatto carriera, o almeno uno mi ricordo molto bene che ha dato una testimonianza molto ampia su Padre Cosma, soprattutto sulla vita e sulle motivazioni della morte, che è addirittura giudice. Un'altra è arrivata ad essere governatrice la Gianira. Gianira, no? Ecco, quindi, diciamo, ha saputo dare anche uno stampo sociale a quello che era il suo gruppo, anche nella forma giusta. No? Ecco, e quindi lui si è trovato davanti a questa invasione e si è preoccupato di fare di tutto perché questo non capitasse. Uno di questi ragazzi che io ho avuto, perché ero maestro dei postulanti su in montagna, su in Santiago de Maria, e mi ricordo molto bene che lui, dopo me lo ha detto però molto più avanti, aveva accettato la militanza nel Partito Comunista e che lo aveva confidato a Padre Cosma. Però aveva paura che Padre Cosma reagisse in chissà quale forma. Padre Cosma ha reagito in forma molto tranquilla e che ha detto, benissimo, se tu e tuo fratello avete optato per la militanza nel Partito Comunista, io né ti condanno né niente. Però dovete andarvene via da qua perché sennò vi vanno fuori e li aiutati ad andare fuori. Tanto per dire l'attività di Padre Cosma, non è che fosse proprio di estrema di dire via, allora spalite. No, 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 ha saputo direi affrontare queste situazioni. E il suo principio della non violenza, questo direi lo teneva molto alto e lo predicava continuamente nella predicazione. Se dopo vogliamo andare a trovare le vere motivazioni che hanno portato alla morte, allora la prima motivazione è che i militari hanno fatto diversi operativi. Delle azioni in spedizioni, quel contesto, spedizioni, sì. No? Quello che chiamano loro operativi, spedizioni, per pulire quella zona di guerriglieri. Però si basavano sempre sulla voce di alcuni che chiamavano orecchie, loro li chiamavano orden, che di per sé, perché io questo l'ho potuto constatare molte volte, presentavano ai militari una lista di persone che non avevano nulla a che fare con la guerriglia o con la stemma sinistra, ma erano i loro nemici, o persone che avevano qualcosa contro di sé. E allora l'esercito passava, senza fare una inchiesta adeguata, ecco, all'uccisione. Neanche all'arresto, proprio immediatamente a uccidere le persone indicate. Indiscriminatamente. E sono state due zone, una è la parte della montagna, il villaggio si chiama Teguisti, arriva Teguisti sotto, e qual era propriamente un'azione dell'esercito molto violenta. Padre Cosma ha creduto che partendo lui con il suo fuoristrada avrebbe fermato, mentre lo hanno fermato, lui è obbligato ad andare di ritorno. E dopo, quando è passato tutto, è andato di nuovo e si è trovato davanti a una situazione disastrosa. Giovani uccisi, senza questo motivo, che era l'unico sostento dei loro genitori, abbandonati per terra perché i militari
non volevano che il corpo di uno che loro avessero ucciso fosse sepolto. Doveva essere abbandonato a modo che i cani se lo mangiassero. Padre Cosma invece è andato e dove che ha potuto ha comperato la cassa da morto, se no con un semplice lenzuolo, ma li ha seppellito uno per uno, facendo una specie di funerale, cioè dotando di una sepoltura cristiana. Sì, sì. Anche un, se segno direi... un segno di dignità anche nei confronti di questi morti. Soprattutto con la sua benedizione, eccetera, e questo ha indispettito molto, molto, molto l'esercito. Questo lo sappiamo da testimonianze vere, no? L'altro è stato sempre un'azione dei militari fatta nella parte già piana, non nella montagna, nella parte piana, che era capitato perché alcuni dell'estrema sinistra, dei gruppi popolari, si erano mescolati in mezzo alla gente e quando si stava pagando i peones, no? Ecco, loro hanno... si sono fatti avanti dicendo che dovevano essere pagati di più, insomma, e c'erano dei militari che accompagnavano quello che aveva i soldi per evitare i furti. È nato una specie di battibecco, e quelli del gruppo popolare hanno tirato fuori le armi, hanno ucciso il sergente e mi sembra altri due soldati. I soldati sono ritornati, quelli che rimanevano sono andati ritornati alla caserma portando i morti, e allora è stata un'azione punitiva da parte dell'esercito. In queste due circostanze padre Cosma si è presentato con coraggio, per questo non penso che non l'avrebbe fatto nessuno, alla caserma principale di Sacatecoluca, che era il capoluogo locale, e ha detto al comandante dell'esercito: guardi che quello non si può mica fare, lei sta uccidendo gente innocente, no? E tenga presente che dovrà renderne conto al Padre Eterno di questo. E anche questa espressione, da quello che sappiamo di persone che erano lì attorno, ha indispettito molto il capo militare, no? Il colonnello. E Padre Cosma aveva questi due precedenti molto forti, però lui si era accorto che i informatori, le orecchie, oppure i cosiddetti di ordine, informavano in forma sbagliata. La goccia che ha fatto ribaltare il vaso sono due fatti. Il primo è che hanno ucciso un giovane militare in pieno paese, perché era universitario. I militari l'avevano a morte contro tutti gli universitari, e ce l'hanno anche ancora adesso, perché li considerano la parte intellettuale, mentre loro sono la parte disprezzata perché non hanno cultura. E la mamma e il papà di questo ragazzo, che questo ragazzo era anche un membro del suo gruppo di giovani della parrocchia. Di padre Cosma, un gruppo... faceva parte del gruppo dei giovani di del padre Cosma. Dei giovani, sì. Ecco, il papà e la mamma erano persone molto attive nella parrocchia. Il padre allora ha fatto il funerale e soprattutto a 9 giorni in cui è stato feroce, ma feroce, contro i malinformatori. Sapeva bene, perché io questo l'ho conosciuto anche, questa persona, ecco, non ha fatto nomi, ma tutti hanno capito subito di chi parlava. Mi ha detto: sono dei Caini che condannano gli Abele. E questo tutti lo hanno ricordato. Il secondo punto, ed è molto più delicato, era un prete di una parrocchia ai piedi del vulcano Chinchontepec, che era parte della montagna del padre Cosma, un tremendo vulcano. Questo prete, David Rodriguez, è il nome che ha, perché si era unito ai, come si chiama, ai guerrieri. Non aveva usato le armi, quindi lui faceva, insomma, così, chiamiamolo capellano di loro. E veniva continuamente, ogni tanto scendeva di notte,
chiedeva ospitalità al padre Cosma perché lo confessasse. Padre Cosma gli dava ospitalità, la cena e il posto dove dormire. Questo sacerdote, che è stato uno di quelli che ha dichiarato al tribunale, diceva: io ho ammirato molto la solidarietà sacerdotale di padre Cosma. Discutevamo per ore, lui con la posizione di non violenza e io della necessità di poter, come si chiama, prendere la violenza, perché non si poteva cambiare quel sistema senza la violenza. Erano discussioni a non finire, però siamo tutti e due rimasti nella stessa posizione, amici. Ma che cosa era successo? Che il guardia del paese aveva controllato e si era accorto che arrivava questo prete, che era un guerrigliero per loro. E si era accorto che andava a trovare padre Cosma. Quindi che padre Cosma con lui dà ospitalità ai guerriglieri. Padre Cosma è un guerrigliero. Questo lo sappiamo perché lo capo del posto di la polizia di azienda, come chiamavano lì, ecco, lo ha detto diverse volte e lo hanno testimoniato diverse persone che lo hanno sentito dire, questo qui, diverse, non una, diverse persone. Che lui diceva: io pensavo che padre Cosma era un santo, guardatelo bene, è un guerrigliero, quindi non è santo per un bel niente. Allora tutto questo porta a, direi, una opinione negativa. A un dato momento, e anche questo lo sappiamo, ma purtroppo non abbiamo il documento, ha scritto una lettera allo Stato Maggiore. Oddio. Io adesso non voglio dire accusando, però sì denunciando la posizione del capo dell'esercito che uccideva innocenti indiscriminatamente, mentre che compito dell'esercito dovrebbe essere quello di proteggere la popolazione. Allora pensiamo noi che questa lettera inviata allo Stato Maggiore, davanti a quello che è l'orgoglio militare, è partito l'ordine di uccidere padre Cosma alla caserma militare. Adesso qua lo sappiamo con certezza, dalla caserma militare è passato l'ordine al posto di polizia di San Juan Nonualco. Questo lo sappiamo con certezza. Perché eseguissero quest'ordine che veniva dall'alto, soltanto così. Ecco per quale motivo che si arriva a questo qui. Ecco, con l'arma che aveva questo capo della polizia, una Suzzi, una specie di... Ecco, con quest'arma, facendo chiamare altri due militari da fuori perché non si rendessero conto, più due militari del posto, ecco, hanno creato questo attentato. Sapevano molto bene che la messa non doveva celebrarla, l'aveva già celebrata padre Cosma, ma lui si trovava nel suo genufettorio accanto al tabernacolo con il messale che si preparava era sabato, si preparava per la messa della domenica, mentre il suo compagno, padre Filiberto Dal Bosco, si vestiva in sacristia. In chiesa c'erano soltanto i musicisti e delle suore. Dopo sarebbe arrivata altra gente, no? Allora questo è entrato, vestito anche con parrucca, si sa perché, cioè i due chierichetti, camuffato, i due chierichetti li hanno descritti molto per bene, no? E lo hanno chiamato, gli hanno sparato e lì lo hanno ucciso. Le motivazioni sono questi qua. Ed era il 14 giugno 1980. Ecco, quindi... una cosa che io ho molto apprezzato è l'atto che sta alla base dell'uccisione, l'atto di carità di padre Cosma Pezzotto. Qualcuno ha aggiunto anche la sua capacità di aver fermato i guerrieri che occupassero la chiesa parrocchiale. È probabile che anche questo avesse il suo valore e fu la prima tesi. Si pensava che chi lo avesse ucciso fossero stati i guerrieri. Mentre investigando, e soprattutto questo prete che era su in montagna, ha detto: guardate bene, di una cosa potete essere sicuri, noi non lo abbiamo fatto.
quindi tutta la responsabilità cadeva sull'esercito. Dicevo, sono passati più di 40 anni dalla morte di Padre Cosma, era il 1980, il 14 giugno, e in prossimità della beatificazione di Padre Cosma, in Salvador accadono cose grandi. Voglio dire che c'è stata una mobilitazione molto importante della sua parrocchia, certo, ma direi un po' di tutto il Salvador. Come si spiega questa relazione così forte tra il popolo salvadoregno e Padre Cosma? Il primo che ha cercato di raccogliere delle testimonianze è stato il padre Alberto Ghinato, che dopo ha dovuto ritornare in Italia per malattia. Ma almeno ha raccolto i documenti che erano sopra il tavolo. Quindi abbiamo dei documenti validi, insomma, che padre Alberto è riuscito a salvare. Ma bisogna capire che il salvadoregno è una persona molto coraggiosa, non ha paura, affronta. Però è vero anche che la gente aveva paura di parlare davanti ai quelli che chiamano le orecchie, no? Delle spie, di fatto. Delle spie e i squadroni della morte e via dicendo, quindi avevano un timore, diciamo così, una prudenza di non parlare. Creandosi una provincia locale di francescani, tutto cadeva sulla provincia francescana locale che dovesse fare il processo informativo, però non si sono mossi. Non si sono mossi sia perché dovevano organizzarsi, sia anche perché, diciamo, un concetto di beatificazione non è ancora arrivato. Adesso sì, ma a quei tempi proprio era assente nella mente dei frati locali. Dopo 16 anni, padre Mario Favreto, che era vicario provinciale, e poi padre Antonio Baù, che era provinciale, hanno fatto un viaggio per visitare i frati locali, hanno visitato anche il padre che era parroco lì a San Juan Nonualco, padre Domenico D'Alago, che è da Lonigo, e ancora vivente, e si sono accorti della grande devozione che c'era verso padre Cosma. La gente che arriva chiede grazie. Aveva fatto due miracoli grossi, appena morto. Allora tutto questo ha aumentato molto il fervore. E hanno pensato di dare valore giuridico a quello che era la devozione popolare. E hanno chiesto a me, che sono nato lì e che conoscevo lo spagnolo e l'italiano, di andare e incominciare il lavoro. Se non si muove la provincia locale, muoviamoci noi frati veneti. E sono andato però approfittando soltanto dell'estate. La mia meraviglia fu che dopo 16 anni la gente ricordasse per filo e per verso tutti i fatti di padre Cosma e come avessero colti i principi che padre Cosma cercava di testimoniare con la sua vita. Quindi c'era una tradizione. E questa tradizione, dal momento che io l'avevo incominciato, la raccolta di queste testimonianze, e si è sparsa la voce della raccolta delle testimonianze, ecco, e ha fatto aumentare molto di più la devozione e la cura. Tutto è andato avanti così finché abbiamo fatto il processo vero e proprio, e è stata creata la diocesi nuova di San Catecoluca. Il primo vescovo è stato un francescano che era con me a Santiago de Maria e quindi lui si è detto subito disposto. Poi venne promosso alla diocesi di San Michele e venne fatto un vescovo, un salesiano, il quale si è fatto subito disponibile e abbiamo portato avanti il processo. E la relazione, come la spiega comunque, la relazione così forte tra padre Cosma e Salvador, i miracoli che possono essere stati attribuiti, sì, a lui, io ho constatato forse la figura anche in sé che probabilmente ha detto qualcosa al popolo salvadoregno. È chiaro che io prima di andare giù ho cercato di farmi informare dal padre Luca De Rosa, che era il postulatore generale dell'ordine napoletano, ecco come dovevo fare.
E lui mi ha detto, devi constatare l'azione dello Spirito Santo. L'azione dello Spirito Santo deve constatarla nel sentire dei fedeli. Se tu vedi che la tradizione è viva ed è forte verso la gente, è il segno che Dio lo vuole. E se la gente si offre per favorisce queste testimonianze, è un segno che Dio lo vuole, lo Spirito Santo agisce. Questo padre Luca da Rosa. Dopo viene Benedetto XVI, che appena fatto Papa, scrive una lettera al prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ecco, e gli dice che ci devono essere due principi prima di iniziare qualsiasi causa. Devono esserci la fama di santità e la fama di segni. Allora io mi sono accorto che questi due segni, assieme a quello che mi aveva detto padre Luca De Rosa, io ho potuto constatare che l'azione dello Spirito Santo, nonostante questi 16 anni in cui nessuno poteva parlare, sono vivissimi. È l'unica spiegazione che io posso dare, cioè l'azione dello Spirito Santo davanti alla testimonianza che ha lasciato questo semplice prete o, sì, parroco di campagna. Che è vissuto per 27 anni nella parrocchia di San Juan Nonualco. E tra qualche giorno anche lei, insieme a una rappresentanza della diocesi di Vittorio Veneto, parteciperà nella cattedrale di San Salvador alla beatificazione di padre Cosma insieme agli altri tre, e padre Rutilio e i due laici che erano insieme a padre Rutilio. Con che atteggiamento partecipa a questo momento, a questa celebrazione così significativa? Da parte mia personalmente è di grande soddisfazione. Il lavoro dell'inchiesta è durata dal 1996 fino al 2000. Un'inchiesta direi minuziosa che ho anche dovuto, si dice in dialetto veneto, ficcare il naso anche dove non si deve. Ecco, è un lavoro anche che anche presso la Congregazione della Causa dei Santi mi ha dato anche direi filo da torcere. Quindi arrivare a questa meta per me è una grande soddisfazione. E senz'altro sarò presente, felice e contento. Tanto più che dovrò leggere il documento ufficiale davanti al cardinale. Ecco, per me insomma in questo senso qui. Una grande gioia. Veniamo all'ultima domanda. Appunto, lei ha seguito tutto il percorso della canonizzazione, è stato lei il postulatore della causa di beatificazione di padre Cosma, ci ha detto alcuni aspetti pratici su come ha raccolto i dati e queste informazioni che è riuscito a conoscere. Da un punto di vista personale, il suo incontro con padre Cosma, che cosa ha significato? Lo conosceva già personalmente, però questa ricostruzione minuziosa, dettagliata di tutta la sua vicenda che lo ha condotto appunto alla beatificazione, che cosa ha significato per lei da un punto di vista umano, direi, e spirituale insieme? Sì, il tempo, la prima volta quando sono stato lì nel 1996, sono stato 2 mesi abbondanti, quasi 3, a raccogliere le testimonianze per scritto, cioè testimonianze che vengono dette giurate. Mi sono meravigliato che si sono presentati circa 200 persone. Chi molto, chi poco, per carità. Adesso questo qua dipende, no? Però ho constatato con mia meraviglia la figura di un semplice prete, perché lì i frati hanno dovuto fare tutti i preti davanti a parrocchie immense, 2 o 3 comuni messi insieme, 30.000 abitanti, 50.000 abitanti, come era quella che avevo io quando ero lì a El Salvador. E quindi bisognava stare da soli perché non c'era modo di poter essere in 2, no? Piuttosto che essere in 2 è meglio che uno stia
ecco, nell'altra parte, ecco, come questo frate francescano, che ha vissuto da prete diocesano, possiamo dire, abbia dato una testimonianza come quella di il santo curato d'Ars. Dedito pienamente al suo ministero sacerdotale. Tanto così che una maestra delle elementari, con una certa cultura anche, per carità, questo lo ricordo molto bene, nella sua testimonianza mi ha fatto scrivere: io ho constatato che padre Cosma ha lasciato la sua famiglia in Italia e ha fatto sua la famiglia qui, la parrocchia, che in fondo, senza che lei lo sapesse, padre Cosma aveva messo in pratica il principio della castità che abbiamo noi sacerdoti. Rinuncio a una famiglia materiale e faccio la mia famiglia la Chiesa. E padre Cosma aveva veramente messo in pratica questo principio. Dentro di questo si vedeva questo parroco che era sempre disposto ad andare da una parte all'altra, ecco, assistere gli ammalati a qualsiasi ora ci fosse il tempo che fosse. Espressione della gente, pioggia, sole, ecco, non importa, lui andava. I vie di comunicazione in quelle parti adesso sono migliori, ma quei tempi erano o il fuoristrada, e c'aveva un fuoristrada di chissà, forse era dell'Ottocento, per dire, tanto così che il meccanico che lo curava diceva che faceva paura prendere in mano il volante. No. Cioè aveva comprato un fuoristrada e l'aveva sempre avuto quello lì, no? Riparato. Però si arrivava fino a un certo punto. Dopo si poteva utilizzare il cavallo. Dove poteva arrivare il cavallo? Se non bisognava continuare a piedi. E nella parte che è accanto al mare bisognava andare con il caiuco, si chiama. Il caiuco è un tronco che si fa il vuoto dentro e si va. Il pericolo è che questo caiuco con molta facilità può voltarsi. Quindi bisogna avere l'equilibrio di tenersi per bene. Non l'ho sperimentato anch'io. E allora in queste poste dove che ci sono i bracci di mare che entrano per arrivare ai villaggi, lui li ha sempre utilizzato. Quindi col mezzo che fosse, lui sempre è arrivato. Questo è il primo. Il secondo è: a qualsiasi ora noi bussassimo per portare un ammalato all'ospedale, lui subito ci portava con il suo fuoristrada. In questo caso si trattava quasi sempre di donne che dovevano partorire e diversi bambini sono nati nella sua macchina. Cioè è arrivato appena in tempo, ma aveva già partorito il bambino, quindi i medici hanno dato le ultime cure alla partoriente. Però è bella questa espressione che a qualsiasi ora arrivassimo, anche le 2 del mattino e bussavamo, padre Cosma usciva e con la sua fuoristrada ci portava all'ospedale. L'ospedale non è che fosse tanto lontano, era forse 5 chilometri, però la strada che dovevano fare loro dalla montagna oppure dal campo per arrivare fino al capoluogo della parrocchia, insomma, richiedeva il suo tempo e lui subito li portava a qualsiasi ora. Questi due fatti direi sono molto significativi, la sua disponibilità. E poi un'altra: non ci ha mai chiesto un centesimo. Libero e gratuito nel suo modo di agire. E concludendo, un messaggio per le persone che ci hanno seguito: secondo lei quale potrebbe essere l'eredità che ci lascia padre Cosma, l'attualità per noi credenti del 2022? Ecco, l'eredità che io vedo che lui ci lascia è questo: prima di tutto una dedizione totale a quello che è stata la sua vocazione e cioè il suo ministero, che può essere benissimo la mia dedizione totale a quella missione che Dio mi ha affidato, che può essere quella di un ingegnere, di un avvocato, eccetera. In questo caso però si tratta di un sacerdote che va in missione. Secondo è che lui si è preoccupato
di leggere il tempo in cui viveva alla luce del Vangelo. Su questo insisteva molto. Infatti era la scelta non violenta perché è d'accordo con il Vangelo, secondo il Vangelo. E questo direi è un principio che bisogna sempre imparare anche noi al giorno d'oggi. No? Le nostre scelte che siano fatte secondo lo spirito del Vangelo. Dopo si possono ammettere tanti altri, la sua povertà, la sua disponibilità, spirito di preghiera, la fiducia che aveva nella Divina Provvidenza perché ha cominciato a costruire la Chiesa, non ha mai voluto offerte grosse, non è mai andato a chiedere ai grandi proprietari se chiedessero soldi per fare la Chiesa, è andato sempre avanti, si dice in spagnolo, con los centavitos de los pobres, e cioè con i centesimi dei poveri. Cioè è andato sempre avanti con quello che grava la gente nel cestino. Infatti ha adoperato 30 anni per poter finire la Chiesa. Ma alla fine ci è riuscito. Va bene, padre Claudio, davvero grazie di questa presentazione complessiva di una figura veramente bella, quella di padre Cosma, alla quale la nostra diocesi tiene in modo particolare, che riconosce come una figura di rilievo anche per la radicalità con cui ha vissuto il proprio ministero, come lei accennava, e come ha saputo essere vicino, padre Cosma ha saputo essere vicino al suo popolo. Grazie di cuore anche per tutto il percorso che ha fatto come postulatore della causa di beatificazione. Con questo concludiamo la nostra intervista. Posso aggiungere qualcosa? Sì, se ha ancora un pensiero. Padre Giancarlo, ex parroco di Mansuè, sì, mi ha fatto osservare una cosa molto interessante. Che sia padre Cosma che padre Furlan in Terra Santa, ambedue hanno portato il loro paese, perché Giancarlo ha visitato sia il paese uno che l'altro. E si è accorto che hanno costruito la chiesa tenendo presente la loro chiesa parrocchiale. Ora, questo lo dico perché la diocesi di Vittorio Veneto ha una lunga storia passata e speriamo che continui anche avanti, missionaria di andare all'estero, cioè missione al gentes. No? E queste due persone hanno dato una testimonianza. Andiamo e lasciamo anche un seme, un ricordo, che è attaccato a quello che siamo della nostra terra. Io sono figlio di emigranti bellunesi e so quanto gioca la nostalgia della terra che si è lasciata. E quando che si arriva in un paese in cui non ci sono delle tradizioni, si attacca molto alle tradizioni del paese che si è lasciato, che non è solo la cucina, è soprattutto il valore della famiglia e del lavoro. Padre Cosma ha saputo portarli in Salvador questi valori, insieme ovviamente al messaggio del Vangelo, che è l'origine e il senso della sua azione. Padre Cosma insisteva molto sulla famiglia. Ecco, come attività sociale il padre Cosma non è che abbia fatto un granché come opere sociale all'infuori della scuola, che ha fondato la scuola privata dandola alle suore. Ecco, aveva capito che l'istruzione era la via unica per poter promuovere la persona umana. Bene. Va bene, grazie ancora e un caro saluto a tutte le persone che ci hanno seguito fino a questo momento.